Borsa Merci di Arezzo, Giancarlo Sassoli, torna alle giornate oncologiche Progetto Giona, come sta andando? Dunque, intanto sono 9 anni, perciò pensiamo che abbiamo seminato qualcosa di importante, però vediamo anche dall'esposizione dei ragazzi che veramente si rendono consapevoli di questa importanza. Ovviamente sono ancora piccoli, in particolare la prima esposizione della media Severi, però mi sembra che sia un progetto che bisogna portare avanti, perché è uno di quelli che può fare la differenza. Ma direi che la cosa più importante è ovviamente, per quanto riguarda la prevenzione primaria, gli stili di vita di cui si è parlato questa mattina, e per la prevenzione secondaria ovviamente le adesioni alle campagne di screening. Ma questa mattina poi ci si è focalizzati molto sull'ambiente e sulla consapevolezza dell'alimentazione corretta, ma dell'origine della filiera, quindi la frutta, la verdura che si coltiva in un certo modo, e l'attenzione all'ambiente in cui questa viene coltivata. Abbiamo realizzato un PowerPoint basato soprattutto su dei dati che abbiamo raccolto tra le classi prime e le classi quinte, dopo aver posto a loro alcune domande riguardanti soprattutto per esempio gli stili di vita, riguardanti soprattutto l'alimentazione, quindi cosa mangiano, con la colazione se la fanno, se fanno attività fisica. L'abbiamo raccolto e l'abbiamo messi in questo PowerPoint cercando di confrontare come cambiano effettivamente tra le classi prime e le classi quinte. Una dieta squilibrata a lungo termine, affiancata anche da altri fattori quali l'inquinamento o anche stili di vita sbagliati, possa portare all'insorgenza di patologie come ad esempio il cancro.